tutti, buon pomeriggio. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti i cittadini per bene che sono qui, siete moltissimi. Il movimento fa delle convocazioni 48 ore fa e guardate che risposta. Questo è un enorme esempio di un popolo sovrano, di un popolo per bene e che non abbocca le manipolazioni del Presidente del Consiglio, delle banche e delle lobby del petrolio. Ringrazio anche le forze dell'ordine, ne ho visti pochissimi, c'erano 4 poliziotti, 4 carabinieri. Li ringrazio, i carabinieri stanno facendo loro pulizia nel Partito Democratico a Roma, sono loro che hanno scoperto Mafia Capitale. Ma sono pochi, 4, 5, 6 esponenti delle forze dell'ordine. Poliziotti e carabinieri i primi sanno che quando si riunisce il popolo del Movimento 5 Stelle non serve un grande, gran numero di forze, loro sanno che i ladri sono altrove, non stanno qui. Il Presidente del Consiglio non eletto da nessuno dice una cosa e immediatamente arriva la smentita. Parla di un Partito Democratico onesto e scoppia il caso di Mafia Capitale. Parla dei risultati del Jobs Act, finiscono gli incentivi. Tra l'altro non sono soldi che tira fuori Renzi, gli incentivi sono soldi nostri. E immediatamente sale la disoccupazione. Qui al sud ci sono sacche di disoccupazione giovanile che raggiungono il 60%, peggio che in Grecia. Oggi nella direzione del PD, mentre stava delirando, perché evidentemente ha paura di perdere il posto, i petrolieri gli hanno detto o ci difendi o ti licenziamo, perché sono loro che l'hanno messo lì e loro che oggi lo vogliono licenziare se non cura gli interessi delle loro lobby. E in mezzo, in preda al suo delirio, no? Diceva, poi le inchieste di Potenza non arrivano mai a sentenza, neanche 5 minuti, e qui a Potenza, al Tribunale di Potenza, sono stati condannati con pene da 2 a 7 anni gli ex vertici della Total per uno scandalo sempre di Tempa Rossa. Ora è chiaro perché prova a boicottare il referendum del 17 aprile, ora è tutto chiaro, no? Perché è crollata la maschera con questo sceno conflitto di interessi del ministro Guidi, tra l'altro donna molto vicina a Berlusconi, che gli ha consigliato Berlusconi, che piazzava degli emendamenti che favorivano il proprio fidanzato. Ma che governo è? La Boschi, Maria Etruria, ormai diventata Maria Petrolia Boschi, che porta avanti delle leggi a tutela della banca riconducibile al padre, dove il padre ex vicepresidente indagato per bancarotta fraudolenta, lo stesso reato per il quale a giudizio Verdini, mandato da Berlusconi a Renzi, attualmente condannato per corruzione, e con loro riforma la Costituzione. E questo cialtrone pensa di intimidirci querelando il Movimento 5 Stelle. Querela tutti, Presidente del Consiglio delle Banche, querelaci tutti. Tra l'altro lui ha detto che querelerà tutti coloro che dicono che il governo è mischiato nello scandalo del petrolio. Ripeto questa frase: il governo è mischiato nello scandalo del petrolio. Ecco, lui dice che querelerà tutti coloro che dicono che il governo è mischiato nello scandalo del petrolio. Volete dire qualcosa? Il governo è mischiato nello scandalo del petrolio. Querelaci tutti, Renzi, querelaci tutti. Pensano di intimidire un popolo sovrano, un popolo di persone per bene, che sa che il futuro non sono le trivellazioni ma le rinnovabili, l'enogastronomia, la cultura. Per il Movimento 5 Stelle i siti di interesse strategico non sono i Tempa Rossa, è Pompei, è la riqualificazione dell'Ilva, perché qui a Taranto l'Ilva continua ad uccidere le persone di tumore, i bambini si ammalano di tumore. E quanto lavoro ci sarebbe se facessero delle bonifiche? Se noi investiamo 1 miliardo in bonifiche rinnovabili, produciamo posti di lavoro. Se li investiamo in petrolio, odoriamo questa merda e ammaliamo i nostri figli e arricchiamo solo le multinazionali, tra l'altro straniere. Grazie a Renzi, la Total ha ridotto la Basilicata in una colonia, in una nuova colonia, come facevano le imprese transnazionali francesi negli anni 50 in Algeria. Tutto questo grazie a Renzi, che, ripeto, non risponde al popolo italiano, anche perché non è stato eletto da noi. Noi viviamo in una democrazia sospesa, del Presidente del Consiglio non eletti da nessuno, un Presidente della Repubblica rieletto per la seconda volta, Napolitano, che entrò in Parlamento l'anno della morte di Stalin, nel 1953. Sono 63 anni che paghiamo queste persone. Questa è la Repubblica italiana, una Repubblica fondata sul ricatto, sulle lobby,
sui favori reciproci, sul finanziamento pubblico ai partiti che doveva abolire e invece i soldi continuano a entrare nelle tasche dei partiti. Ma com'è che quando noi in Parlamento chiediamo il reddito di cittadinanza, il sostegno alla piccola e media impresa, le bonifiche per l'Ilva ci dicono non ci sono i soldi, ma quando arrivano mail alla Boschi o telefonata alla Boschi delle grandi lobby del petrolio si mettono sull'attenti, pancia in dentro, petto in fuori e soldi nostri finiti nei loro portafogli tramite rimborsi elettorali, stipendi dalla Barbie, si devono vergognare, e c'è disoccupazione e non c'è sviluppo e aumentano i morti di cancro in questo paese e non si parla di tumori in Parlamento, perché è questo il concetto. E le lobby che finanziano anche lecitamente, legalmente. Nel 2006 Riva, pace all'anima sua dell'Ilva, finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. A Bersani diede 98.000 euro, a Berlusconi 240.000 euro. Qual è il messaggio? Che messaggio danno queste lobby? Non importa chi vince, anche perché destra e sinistra sono la stessa cosa. Non importa chi vince, l'essenziale è che chi vince poi si ricorda del favore ricevuto, dei quattrini che gli hanno dato questi lobbisti. E non è un caso che negli ultimi anni sono stati licenziati 7 provvedimenti salva Ilva e nessun provvedimento salva cittadini di Taranto. Noi siamo questo, ci autofinanziamo, nessuno ci ha dato i soldi. Portiamo avanti delle battaglie per l'interesse generale, per il bene collettivo. Questo è il Movimento 5 Stelle, se ne stanno rendendo conto sempre più cittadini, nonostante un'oscena manipolazione mediatica. Il TG1 l'altro giorno, il direttore si chiama Mario Orfeo, detto Mario, straordinario. Lui è ex caltagironiano, direttore del Mattino. Due giorni fa, quando è uscita l'intercettazione della Guidi con il fidanzato che dice l'emendamento passa se è d'accordo Maria Elena, il servizio del TG1 diceva poi si parla di una tal Maria Elena. E chi sarà mai Maria Elena? Se non l'hanno nominata, chi sarà mai? Per riconoscerla bisogna vederle le mani, sarà quella con le mani sporche di petrolio. Questo è il Movimento 5 Stelle. Questo è il momento più drammatico per un governo di lobbisti, per un governo ingiusto, per un governo non eletto da nessuno, che va avanti alla Camera grazie ad un premio di maggioranza abusivo incostituzionale del Porcellum, perché il Movimento 5 Stelle ha preso più voti del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. Loro sono il doppio di noi perché hanno preso il premio grazie a Sella che fa finta di stare all'opposizione. E in Senato invece riescono a far approvare le leggi costituzionali grazie agli alfaniani, a un partito che ha più indagati che elettori, e grazie a Verdini, ripeto, che è un vecchio amico della famiglia Renzi, che è stato da poco condannato per corruzione. Ma in quale paese al mondo un condannato per corruzione fa le riforme costituzionali? Nel nostro, nel paese del rottamatore della legalità, del rottamatore della moralità, ha rottamato solo la legalità, non c'è lavoro. Il reddito di cittadinanza è la prima soluzione, lo capite? Per non cedere al ricatto occupazionale, o accetti questo lavoro da fame oppure ti sbatto in mezzo alla strada. Con il reddito di cittadinanza c'è dignità. Con il reddito di cittadinanza viene eliminato il voto di scambio, che è un cancro dovunque, da nord a sud, perché nessuno si venderebbe più il voto per un pacco di pasta, per un buono della spesa, se ci fosse un reddito di cittadinanza. Bravo. Sostegno alla piccola e media impresa, il nostro futuro è questo, la piccola e media impresa, il comparto agricolo, i pescatori, gli agricoltori, gli imprenditori. Lo stiamo già facendo tagliandoci i nostri stipendi e sostenendo la piccola e media impresa. Non c'è bisogno di una legge, anzi ci sarà bisogno di una legge, ma noi già lo stiamo facendo con i nostri stipendi. Questa è la manovra economica del Movimento 5 Stelle. Piccola e media impresa, cultura, enogastronomia, turismo. L'Italia era il paese più visitato al mondo negli anni 60, oggi è il quinto in Europa, superato da Francia, Gran Bretagna, Germania e Spagna. Eppure vantiamo 7.000 km di costa, i mari tra i più belli del mondo, siti dell'UNESCO, il numero maggiore di siti tutelati come patrimonio mondiale dell'umanità. Questa è l'Italia, un paese bellissimo, ci dobbiamo credere. Io sono orgoglioso di quello che stiamo facendo. Noi non denunciamo e basta, noi diamo una visione diversa, alternativa. E se vinciamo a Roma e ben amministriamo, questo governo casca il giorno dopo. E se vinciamo il referendum del 17 aprile, vi facciamo male a questo governo di lobbisti. Li possiamo mandare via, sono 3 anni che ci infangano. Oggi il programma del Partito Democratico è favori ai petrolieri, favori ai banchieri e fango al Movimento 5 Stelle. Non hanno un'idea, sono vecchi, sono fossili nel cervello, queste persone non hanno un'idea.
sono in difficoltà incredibile, ci attaccano ogni giorno a noi e governano e hanno i mezzi, la maggior parte, non tutti. Io ringrazio tutte queste persone che riprendono, anche le persone, i giornalisti che ci sono qua, riportate, scrivete che questo è un luogo martoriato dalle multinazionali del petrolio, scrivete che esiste una forza politica che non ha bisogno di scorte, di barriere, di intermediazioni. Se ci fosse stato qui la Boschi ci doveva essere l'esercito a difenderla, ma è perché non vanno difesi loro dai cittadini, ci devono difendere a noi da loro le forze dell'ordine, perché sono persone pericolose, persone che rispondono a coloro che gli hanno pagato le campagne elettorali, persone che non credono nella trasparenza. Renzi tirasse fuori le spese che ha avuto a Firenze, ancora non tira fuori questi benedetti scontrini, ha speso 600.000 euro di soldi nostri in cene, piccole cose, ma qui si capisce la trasparenza e la voglia di cambiamento di un presidente che non ha eletto nessuno. Io sono fiero di vedere anche tanti comitati, magari persone che non sono ancora del Movimento 5 Stelle o che sono del Movimento 5 Stelle a loro insieme saputa, va benissimo, siamo un popolo onesto, un popolo sovrano che crede nella democrazia, che crede nel fatto che sia un governo legittimamente eletto a comandare. Quando il Movimento 5 Stelle sarà al governo, e concludo, parleremo con le multinazionali, per l'amor di Dio, ma l'ENI farà l'ENI, non farà la politica energetica, la decide il governo italiano la politica energetica. Le banche fanno le banche, non fanno la politica economica, la decide il governo italiano la politica economica. Questo è il concetto. Non è che noi crediamo che dall'oggi a domani si possa rinunciare a tutte le energie fossili, ma si inizia un percorso, perché l'Italia può diventare l'Arabia Saudita delle rinnovabili, abbiamo tutto per diventarci. Poco a poco e nel giro di un paio di decenni riusciremo a investire del tutto sulle rinnovabili, è possibile. L'età della pietra non è finita per mancanza di pietre, è questo che questo governo fossile si deve mettere in testa e è questo il risultato che possiamo ottenere il 17 aprile, convincendo sempre più cittadini ad andare a votare, perché si tratta della nostra sovranità. Grazie a tutti e viva la Repubblica Italiana, quella vera. Grazie a tutti. Grazie.